Salve a tutti, ben ritrovati in questo LifeX Short dedicato al coefficiente K. Che cos'è il Al coefficiente razio chetogenico, K? Al ratio diciamo, chetogenico, molto razio ancora più figo chetogenico. detto così. Allora, lo studio lo vediamo, oggi abbiamo provato a fare questo nuovo setting di condivisione dello schermo, quindi vedete che lo studio è del 2018 e dice il coefficiente K determina gli effetti metabolici dei macronutrienti e è in grado di dare un aiuto nella prevenzione dei bias di interpretazione. Siccome il guru della chetogenica è Vincenzo, adesso il dottor Spot ci spiega più o meno come interpretare il coefficiente K. Non mi lanciare così al centro dell'attenzione quando non Assolutamente sono sì, pronto. tu lo ami No, per niente. Allora, vabbè, in sostanza il coefficiente chetogenico, questo ketogenic ratio, dato, è un numero, un semplice numero, molto secco, dato da una formula che si calcola a partire dai nutrienti presenti nella dieta. Infatti sono scritti lì dove Eccolo qua. Manuel sta sottolineando, che ci fa capire se una dieta è chetogenica, cioè che in un certo intervallo di tempo può portare l'organismo a far produrre corpi chetonici e a fargli avere quell'effetto, diciamo, buono che hanno i corpi chetonici, che non è solo dimagrante, ma è anche a livello cerebrale, anche a livello di protezione della massa muscolare, eccetera, eccetera, a differenza invece di una semplice dieta high fat, cioè mi sfondo di grassi e cerco di entrare in chetosi, ma non è così che funziona. Ok. Esattamente, esattamente. Quindi qui noi abbiamo questa formula qui che poi Vincenzo, che ha fissato per i calcoli, aveva semplificato togliendo da qualche parte e arrotondando in maniera che fosse più intuitiva, cosa che sono molto d'accordo. Ma la cosa molto interessante è che vediamo anche in questo grafico la differenza poi tra una dieta ad alto contenuto di grassi in generale e la dieta chetogenica, che non è solo poi la scarsità di carboidrati, ma una grossa importante differenza la fa anche la tipologia di grassi che abbiamo, quindi se abbiamo dei grassi a catena media, se abbiamo dei grassi, se abbiamo degli integratori di corpi chetonici, a seconda del tipo di grasso che andiamo a ingerire. Questo è uno dei principali rischi, secondo me, di quando si improvvisa e si fa una dieta a scarico di carboidrati. Vabbè, tanto tolgo pane, pasta, frutta, sto a posto. Non è proprio così che succede. E si corre anche qualche piccolo rischio che non è di salute stretto nel momento in cui andiamo a farlo per poco tempo e siamo sicuri di non avere problemi metabolici, ma anche perché il rebound, cioè quello che poi succede nel momento in cui togliamo i carboidrati a caso senza preoccuparci della quota di grassi o la quota proteica e poi rimangiamo normalmente, è molto aggressivo, no? Sì, cioè alla fine si finisce per subire un malessere, quando in realtà si potrebbero fare le cose fatte meglio, andando a essere un pochino più precisi. Difatti, una cosa che dicevo sempre nelle docenze sulla dieta chetogenica era che la cosa più difficile, e secondo me effettivamente è difficile in termini sia psicologici, cioè di approccio, sia fattuali, cioè di fattibilità della cosa. Quando si abbassano i carboidrati e si vuole entrare in dieta chetogenica, quindi si ha anche un apporto proteico abbastanza basso, perché poi bisogna portare l'organismo a fare certe cose, bisogna stare alti con i grassi, specie se è la prima volta che si entra in dieta chetogenica. Persone che ci sono già state e hanno già fatto digiuni e cose varie, entrano più velocemente in chetosi. Persone che iniziano adesso invece devono togliersi la paura dei grassi di dosso, perlomeno per i primi tempi. E questa cosa è una cosa difficile, anche perché uno va a vedere, ma quanti grassi devo assumere? 50, 70, 80 grammi al giorno di nutriente puro. Difatti qui dalle formule loro, gli autori, dicono addirittura che il coefficiente deve essere 1,7, che significa che mediamente per la persona media mi sembra che sta più in su, proprio all'inizio dove stava la formula. 1,7 significa che la persona media va ad assumere anche 100 grammi di grassi come Eccolo qua, about 1,7. Sì. nella 1,7. giornata, e 1,7 cominciano a nascere tutte le domande: ma cosa mangio per assumere 1,7 grammi di grassi? Per raggiungere 100 grammi Il mascarpone come spuntino. è tanta roba, esatto. Certo, Il certo. cocco intero, un cocco intero. Un cocco intero.
Tu come la Però pensi su questa cosa? No, io credo che effettivamente, intanto era per me anche importante dire che questo rapporto, come l'hai definito tu, effettivamente quando inizia a diventare 1,7, ma teniamo presente che in alcune patologie si può arrivare anche a molto di più come punteggio, fa la differenza, come vediamo anche qui, da una dieta chetogenica a una dieta ad alto contenuto di grassi. E addirittura una cosa che io risulta molto interessante è che, ad esempio, la very low carbohydrate diet non risulta una chetogenica, perché, ad esempio, non arriva neanche al limite di 1,5. Quindi non è così. Anche la Atkins, ad esempio, nessuna di queste diete erano definite delle diete chetogeniche. Sono invece normalmente associate al classico essere chetogeniche. Mm-hmm. E poi la differenza, quando una cosa bella di questo studio è che fa un riassunto di tutti quelli che possono essere i benefici delle diete chetogeniche rispetto alle diete ad alto contenuto di grasso. Il rischio di diabete di tipo 2, gli effetti sull'infiammazione, gli effetti sull'equilibrio redox, sono tutti dei parametri interessantissimi dal mio punto di vista. Effettivamente un punto chiave è che cosa mangio. Ci abbiamo 30 secondi prima dello scadere, quindi diamo una lista di alimenti di cosa possiamo mangiare per arrivare a mangiare un sacco di grassi. Burro. Sì, burro d'arachidi. Buono, burro mascarpone. Qualificato. Esatto, poi vai, pancetta, porchetta. Abituarsi, sì, su queste cose qua ci sono, però abituarsi anche, secondo me è un buon momento per educarsi all'uso di anche gli alimenti che a me non piacerebbero, però come mi sono abituato io, che sono un fan della porchetta, ci si abitua tutti, i semi, nuts and seeds, cioè noci e semi, esatto. Noci intese, la frutta secca. Quando uno comincia a fare spuntini di frutta secca, il contributo di grassi comincia a diventare interessante. Poi i vari tagli di carne e pesce un po' più grassi vanno a contribuire ulteriormente a questa cosa. Ovviamente non i grassi, no, non le patatine Pringles. Quindi chetogenica non è dieta ad alto contenuto di grassi. E su questo ci sentiamo e ci vediamo al prossimo Shorts. Ciao a tutti. Ciao ciao.